Grazie al Fondo Nuovi Nati e al Bonus Bebè, tra il 2009 e il 2011 oltre 92 milioni di euro sono stati erogati a favore di più di 16.000 famiglie. Sono stati stanziati 40 milioni di euro per favorire la conciliazione tra il lavoro e la cura della famiglia e per promuovere le pari opportunità. Sul fine vita c'è stata solo una presa di posizione chiara, quella che ha difeso la persona fino in fondo e che vuole continuare a proteggerla, dalla nascita alla morte. La gratuità è la forza dell'Italia. Nel terzo settore sono attive oltre 250.000 realtà e 5 milioni di volontari che aiutano 50 milioni di persone bisognose. Con il 5 per 1000 al terzo settore è stata data a 15 milioni di cittadini la possibilità di scegliere chi premiare per continuare a dispensare sorrisi. La realizzazione della persona passa soprattutto attraverso il lavoro, vera possibilità di espressione di sé. Tutti i giovani devono avere l'opportunità di un percorso lavorativo nel proprio paese. Per evitare che, come accade oggi, un giovane su 10 sia disoccupato, occorre una proposta coraggiosa. Chi assume giovani under 35 a tempo indeterminato non paga le tasse. Se ci sono persone appassionate che fanno politica, possono fare qualcosa per promuovere e difendere la libertà e la dignità della persona. Aiutaci a continuare a farlo.